È sempre una bella notizia quando un essere vivente che credevamo estinto alla fine salta fuori che non lo è. Per carità, non sarei così tranquillo di sapere che ci sono dei dilofosauri che girano per la campagna bresciana, ma i mitici rettili non c'entrano con questa storia. Storia ancora più avvincente se l'essere vivente che torna dall'oltretomba è una pianta davvero, davvero particolare. Non fa la fotosintesi, cresce sottoterra, fa un fiore traslucido che sembra una lanterna. Raccontiamo la storia di Tismia Cobensis subito dopo la. La storia di Tismia Cobensis è sicuramente molto molto antica, come quella di tutte le piante che conosciamo. Noi però l'abbiamo scoperta solo poco più di una trentina di anni fa, nel 1992. Viene descritta per la prima volta quando un esemplare è ritrovato in Giappone. Una pianta davvero affascinante che condivide con tutte le piante del genere Tismia l'incapacità di fare la fotosintesi e quindi di estrarre il carbonio dall'atmosfera. Ma è il suo nome volgare, lanterna fatata, che descrive l'aspetto secondo me più affascinante di questo genere di piante, carattere trasversale a tutte le specie del genere Tismia, ed è questo fiore che rimane proprio appena fuori dalla superficie del terreno, traslucido, colorato di giallo, rosso, arancio, sembra proprio una lanterna. Eccezione fatta per questo fiore, l'habitat della pianta è praticamente sotterraneo e spesso infatti viene confusa, scambiata per un fungo. Non è un fungo, ma comunque ha qualcosa a che fare con i funghi. Il fulcro della vita sulla Terra è l'atomo di carbonio, tutta la vita è costruita intorno al carbonio. Questa pianta, abbiamo detto, è incapace di fotosintetizzare, quindi di produrre carbonio organico, lo deve scroccare necessariamente a qualcun altro. Sapete che ci sono delle piante semiparassite, emiparassite, come il vischio, ad esempio, che qualcosina rubano alle piante ospiti, però insomma un part-time lo fanno, un po' le foglie ce le hanno, un po' di fotosintesi da sole riescono a farle. Qua invece questa è una ladra di professione, cioè siamo a livello ocean. Tismia vive sottoterra, quindi non sa come andare a rubare carbonio organico alle altre piante, ma sa che ci sono dei funghi specifici che riescono a interfacciarsi con le radici degli alberi e creano una sorta di alleanza, spesso, la maggior parte delle volte è proprio una simbiosi. Stiamo parlando delle micorrize. Delle micorrize abbiamo parlato poco tempo fa in un video, quindi se non vi è chiaro qualcosa andate a vedervelo. Fondamentalmente succede che anche il fungo non sa fare la fotosintesi e quindi chiede alla pianta del carbonio organico e ricambia dando alla pianta un maggior assorbimento di acqua, di sali minerali, di altre sostanze nutrienti. Questa è un po' l'alleanza nelle micorrize, cioè questa simbiosi tra un fungo, il micelio di un fungo e l'apparato radicale di una pianta. Una volta che Tismia viene a sapere che ci sono dei miceli funginei che sanno interfacciarsi con le radici delle piante e assumere carbonio, cosa fa? Si lega anche lei alla micorrize, si lega anche lei al fungo e lo usa come tramite per rubare carbonio organico agli alberi, alle piante maggiori. Per questo motivo le piante come quelle del genere Tismia vengono chiamate micoeterotrofiche. E voi direte, sì, ma che figata, questa pianta non fa niente, vive completamente a spese delle altre. Diciamo che potrebbe sembrare una figata, invece non lo è perché si vive all'interno di un equilibrio davvero molto molto fragile. Di conseguenza, piante di questo tipo sono particolarmente sensibili alle variazioni ambientali e questo fa sì che siano anche piante sempre un po' a rischio, un po' in pericolo. Quindi, quando nel 1992, vicino alla città di Kobe, in Giappone, si trova per la prima volta questa Tismia cobensis, si fa di tutto per proteggerla, per preservare il suo ambiente. Sbagliato! Nel 1999 viene spianato tutto e si crea una bella area industriale e della Tismia cobensis non si sente più parlare. Tra l'altro, dal 1992 al 1999 degli equip di ricercatori avevano esplorato anche tutte le zone circostanti per trovare altri esemplari, perché quest'unico esemplare che si era trovato di Tismia cobensis era stato prelevato, era stato portato anche in un museo, lì era stato conservato, ma era il fiore, diciamo, che era un po' rovinato, mancavano dei lobi, quindi si cercavano altri esemplari. Per anni quindi Tismia cobensis non è più stata trovata e di conseguenza è stata dichiarata una specie estinta. È vero anche che trovare questo genere di piante non è assolutamente facile, un po' perché sono delle piante cosiddette stenoendemiche, cioè sono molto rare e quando si ritrovano la loro diffusione è limitata, circoscritta
a delle aree davvero piccoline con condizioni molto particolari. In più sono piante che crescono in suoli particolarmente privi di nutrienti, in più ci devono essere le micorrize, altrimenti non riescono ad assumere carbonio organico, quindi l'habitat ideale è un po' quella foresta primaria, che tra l'altro è molto in declino in questi momenti. Insomma, sono davvero molto difficili da trovare. Tenete conto che poi l'unica porzione della pianta che si può osservare senza scavare è il fiore che appare solamente in certi momenti dell'anno, nelle stagioni umide, poi sono spesso coperti dalle foglie, quindi è veramente un macello trovarle. Tant'è che delle 90 specie di tismia rilevate, descritte, e praticamente a parte questa non ce n'è nessuna che non possa essere con assoluta certezza dichiarata non estinta. Per esempio Tismia americana, che è l'unica specie del genere Tismia che si rileva in America, è stata osservata una volta nel 1912 vicino a Chicago, poi non l'ha più vista nessuno. E non si sa se è perché non c'è più o se è perché non riescono a trovarla. Dopo la costruzione di questa area industriale che aveva spianato e distrutto l'habitat di Tismia cobensis, almeno laddove era stata individuata la prima volta nel 1992, ecco che un po' di appassionati si sono messi a cercare nelle circostanze, sperando di trovare un altro individuo, un altro esemplare di Tismia cobensis. E ce l'hanno fatta pochi mesi fa, a una trentina di chilometri da Kobe, in un'altra città, vicino a un'altra città di nome Sanda, hanno trovato un altro esemplare di questa Tismia cobensis e in questo modo hanno potuto raccoglierlo, fotografarlo a colori, ritrovare anche il fiore nella sua integrità. Sono ovviamente degli interessi molto specifici che riguardano degli ambiti di ricerca davvero molto molto circoscritti, ma era comunque una bella storia secondo me da raccontare. L'ultima cosa che mi permetto di estrarre da questa pubblicazione è una scoperta che spiega anche un pochino, fa luce sulla misteriosa comparsa di Tismia americana, cioè di una specie del genere Tismia, in un continente separato da quello asiatico. Anche perché per molto tempo si pensava che Tismia americana avesse affinità con un'altra specie di Tismia che invece si trova in Australia e in Nuova Zelanda. Questo arrovellava un pochino le menti dei ricercatori che si chiedevano come avesse potuto fare tutto questo tragitto dall'Oceania all'America del Nord, una pianta per poi dividere il suo percorso evolutivo. Ecco che a un'indagine sui ritrovati esemplari di Tismia cobensis in Giappone, un'analisi di tipo filogenetico, un'analisi sul DNA, potrebbe spiegare che è quella la radice di Tismia americana, quindi la specie americana si è evoluta a partire non da una specie oceanica ma da una specie asiatica nipponica. So che sembra comunque un tragitto molto lungo da fare, in realtà una volta lo stretto di Bering era una lingua di terra che univa l'Asia e l'America e molte specie vegetali hanno transitato nel continente americano dall'Asia sfruttando la beringia, sfruttando questo lembo di terra che in realtà univa i due continenti. Se la storia vi è un po' incuriosito, volete approfondire, l'articolo è in inglese, è pubblicato sul numero di febbraio 2023 di Phytotaxa, ve lo linko nell'articolo che ha scritto sul nostro blog dove ho approfondito anche un po' di più l'analisi di questa bellissima pubblicazione scientifica. Quindi spero di avervi fatto conoscere una pianta non solo che si credeva estinta ma che è tornata, il che è sempre una bella notizia, un po' più di biodiversità su questo pianeta, ma è anche una pianta molto interessante per il fatto di vivere in maniera quasi completamente sotterranea e di non utilizzare la fotosintesi come motore per le proprie attività fisiologiche, ma questa parassitizzazione piuttosto complessa di un'altra pianta, di un altro albero, attraverso le reti di micorrize. Se le piante vi appassionano e non l'avete mai fatto, andatevi a vedere il nostro shop online, vendita.piantaonline.it, dei vivele georgiche. Le piante del genere Tismia purtroppo non ci sono, però ci sono tante altre piante molto belle e un po' più semplici magari da gestire. E se volete comunque supportare il nostro lavoro e il video è stato di vostro interesse, lasciate un mi piace. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Ci trovate anche su Instagram. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alla prossima settimana e vi ricordo il nostro hashtag è sempre lo stesso, Make the Jungle. Alla prossima, Clan Georgici!